in collaborazione con Amici di Itinerari, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi saremo nel Pavese nord-occidentale, esattamente ci troviamo tra il Ticino e il Naviglio Pavese. Visiteremo il comune di Marcignago, una realtà importante sotto il profilo storico e architettonico, perché visiteremo oratori addirittura dell'epoca dei Certosini, ma anche dimore storiche, ma parleremo anche di agricoltura di qualità. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo questo viaggio alla scoperta di Marcignago. Seguitemi! Allora iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di Marcignago proprio da Piazza Rovida, che è il cuore pulsante del paese, dedicata a uno storico farmacista di questo posto. Siamo col sindaco Lorenzo Barbieri, grazie mille prima di tutto di averci dato la possibilità di raccontare un bel paese come questo, grazie nella campagna pavese, a metà strada un po' tra Pavia, il nostro capoluogo, e Milano. Certo. Ecco, da dove partiamo, sindaco? No, niente, ecco, partiamo che... Beh, prima di tutto vi ringrazio. Seconda cosa, ecco, dico, come l'ha già detto lei, un paesino della pianura padana, con le nostre nebbie, però anche con il sole, le positività che ogni paese racchiude. Ecco, noi ci troviamo qui davanti al comune e ecco, noi siamo un paesino di 2500 abitanti e possiamo dire che nel nostro piccolo però abbiamo tutto, no? Abbiamo, qui davanti abbiamo le scuole medie, dove vengono anche i ragazzi di tre altri comuni, quindi ci sono tre sezioni, no? Poi abbiamo la scuola materna, abbiamo le scuole elementari e in ogni scuola comunque c'è la palestra. E questo oggigiorno, certo, è importantissimo. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, per esempio, Marcignago è uno dei paesi dove la farmacia, che è qualcosa di importante, la farmacia rurale, no? C'è sempre stata, no? Già dagli anni 800, no? E quindi dava la possibilità, no, alla gente di curarsi in loco, certo, con quello che a quei tempi c'era. E poi ci sono le varie attività, la Proloco, la biblioteca, l'Auser, che poi andiamo a sentire qualcuno di loro, che si stanno dando da fare per il comune, per il sociale, ecco, e come penso un po' dappertutto, anche loro sono un po' carenti di volontari. Ecco, e questa sarebbe una cosa molto bella, non so che poi chi vedrà questa trasmissione, se gli verrà in mente qualcosa. Lanciamo un messaggio. Ecco. E poi vorrei farvi vedere alcuni punti importanti del paese, purtroppo non tutti, ci sarà un'ulteriore occasione, vi farò vedere determinate cose, a partire dalla chiesa, dal giardino della nobile famiglia re, ad alcune cascine con degli oratori molto belli, e insieme vi faremo vedere le nostre positività. Ecco. Bene sindaco, allora sono davvero curioso di conoscere questo bel paese tra le campagne, tra le risaie. Andiamo? Andiamo. 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 Siamo spostati verso Pavia, abbiamo lasciato Marcignago e qui incrociamo Cascina Brusada. Insieme a noi c'è la signora Scevola, titolare di questa bella realtà, una realtà, pensate, storica, una realtà che fa agricoltura di qualità, ma una realtà che ha anche una chicca storica da raccontare. Quale? Sì, la cascina è molto vecchia, risale il nucleo originale al fine 300 con Galeazzo Visconti,
che ha donato la cascina alla Certosa, cioè i frati della Certosa, perché con queste possessioni intorno a Marcignago e Pavia potessero trarre rendita per costruire proprio il monumento, perché non era ancora edificato. Poi la cascina nel tempo si è sviluppata, è sempre stata in mano ai frati, e finché ha avuto questa conformazione nel 500 è stato ampliato l'oratorio, che era originale ed era una piccola cappella esposta ovest-est, e invece poi è stata conglobata nel quadrilatero dell'azienda ed è stata un po' trasformata. Adesso ve la faccio vedere perché è un gioiellino nella nostra campagna. Ecco, prima di andare, due parole sulla sua agricoltura, un'agricoltura che, dicevo, punta alla qualità ma soprattutto alla sostenibilità ambientale. Certo, certo, io ho anni che faccio un'agricoltura del genere, ho fatto anche 5 anni di biologico, ma lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, e invece un'agricoltura sostenibile si può fare. Effettivamente la base sarebbe avere la stalla con il letame, cosa che io purtroppo non ho più, però cerco di sopperire a questa mancanza di sostanza organica con un'agricoltura fatta di avvicendamento continuo, quindi non monocultura, con minime lavorazioni dove è possibile, alternandole, perché non è giusto neanche continuare con le minime lavorazioni, ma soprattutto con i sovesci, cioè con delle culture intercalari di leguminose che fra una cultura e l'altra coprono il terreno, impediscono quindi la lescivazione delle sostanze naturali, dei fertilizzanti, e soprattutto assorbendo l'azoto atmosferico col rizobio ingrassano il terreno, quindi fanno sia sostanza organica, perché io poi le rivolto sotto, certo, le disco, e poi hanno questo azoto fissato dall'atmosfera. È un'agricoltura che pratico ormai da 40 anni e in effetti i risultati si vedono, a parte quest'anno che con la siccità ho perso quasi tutto il raccolto, certo, perché un fondo, ecco, pieno d'acqua come questo, quest'anno l'acqua non c'era. Certo. Brutte storie, però bella invece la sua storia personale di imprenditrice agricola. Complimenti per quello che fa. Allora andiamo subito a vedere invece questa chicca, questa bomboniera che lo racconta. Qui avrai ancora le famose marcite, che pur non servendomi perché non ho più la stalla, le tengo perché è un ecosistema da mantenere. Quindi faccio poi un po' di fieno per gli asini, perché ho ancora qualche asino, ma è una coltivazione che risale ai Certosini, quindi dai fine 400. Avendo l'acqua, però, perché se non c'è l'acqua non si può non si fare può niente. Fare. Prego, mi seguite? Eccoci all'interno di questa bomboniera, davvero una cosa unica e particolare, soprattutto anche per come è riuscita a tenerla, a mantenerla nel tempo. A mantenerla, sì, è stata un'impresa anche questa. Comunque gli affreschi sono originali, non sono stati toccati. Sono stati fatti i lavori nel tetto, nelle finestre, nel consolidamento esterno per l'umidità, ma è originale. E come dicevo prima, è stato un ampliamento della vecchia cappella che era posteriore a questa. È affrescata, dicono, della scuola di Lanzani, un pittore che ha lavorato anche alla Certosa, e è dedicata ai Re Magi, perché appunto il culto dei Re Magi era tipico dei Visconti, di Milano più che, certo, dei Visconti, sbaglio. E è dedicata, poi sotto c'è San Brunone, che è il capo dei Certosini, il protettore delle morti improvvise, e Sant'Antonio Abate. Niente, la chiesa è questa. È davvero una cosa meravigliosa. Adesso purtroppo c'è l'ombra, quando c'è il sole c'è un raggio di sole che illumina tutto quel presbiterio e sembra vivo, ecco, ma anche un po' irreale, da sogno. Grazie mille, signora, di averci dato la possibilità di raccontare tramite le nostre telecamere un gioiellino come questo oratorio. Grazie ancora. Prego. Camminando in questo magnifico giardino vestito d'autunno, proprio nel cuore
di Marcignago, alle mie spalle un'importante dimora storica. Sindaco, dove mi ha portato esattamente? Allora, io l'ho portato qui nel giardino con la casa, no? La dimora storica della nobile famiglia Re. Famiglia che è venuta già qui nei primi anni del 1600, era presente qui a Marcignago e si chiamavano i De Regibus. Ecco, una famiglia che i De Regibus erano i decurioni di Pavia. No, quindi erano reggenti del governo di Pavia, certo. E residevano in quella che era la questura di quel tempo. Ecco, poi alcune cose proprio degne di nota, ecco, mi sono fatto alcuni appunti e li devo anche leggerle, no? È stata la figura di questo decurione Carlo Re che aveva delle cariche importantissime, cioè era sindaco generale della città di Milano, è stato assessore della Congregazione di Stato di Milano e consigliere presso, presso l'Imperiale Giunta d'Italia a Vienna. No, quindi una persona molto importante. Ecco, però l'altra persona di spicco di questa famiglia è stato Antonio Re, che ereditò da Eugenio Beauharnais, il primo figlio di Josephine, che era la moglie di Napoleone, e quindi Napoleone era viceré d'Italia. Lui ereditò una serie di terreni qui a Marcignago. E quindi poi cosa fece? Comprò una piccola casa qui a Marcignago e poi fu ingrandita dagli eredi, così come la vediamo adesso, con annesso questo bellissimo giardino. Ecco, in questo giardino troviamo delle piante importanti. Le più belle sono quattro taxidium, che vedete, altissimi, no? E che forse sono gli unici della pianura padana, oppure se ne sono in giro pochissimi. Hanno una bellissima vegetazione, come vedete, e quindi danno un po' anche di bellezza, certo, anche in più a questo giardino, no? Ecco, un'ultima cosa che volevo dirvi è che questa casa è sempre stata rifugio di passeggeri importanti che hanno partecipato sia alle guerre di indipendenza sia alle guerre mondiali, perché loro erano anche generali dell'esercito di Savoia prima e poi dell'esercito italiano. Ecco, oggi la casa viene aperta quando gli eredi vengono a trascorrere alcune festività e magari un po' di tempo libero durante le ferie. Ecco, io ringrazio anche Maria e Luigi che sono qui presenti, che sono, ecco, i nipoti, no, del generale Re, ecco, e sono lei è la figlia della figlia, ecco. Okay. E quindi grazie veramente, ringraziate pure i vostri genitori, i vostri cugini, perché veramente ci avete dato una bella opportunità. Grazie mille davvero, grazie per l'ospitalità, un posto davvero incantevole tra le campagne del Pavese, proprio qui a Marcignago. Grazie ancora. Ci siamo spostati di qualche chilometro da Marcignago, siamo proprio sulla vallata del fiume Ticino che scorre a qualche centinaio di metri da questo apiario, e qui con noi abbiamo Massimiliano, insomma, giovane apicoltore di Marcignago. Da dove nasce la tua passione? Allora, la mia passione nasce dal momento in cui, quando ero bambino, un amico di mio padre, cioè, mi ha fatto vedere delle api che aveva lui in custodia. E da lì mi è rimasta questa cosa di questo mondo, un mondo veramente magico secondo me, sotto, certo, certi punti di vista. E qualche anno fa abbiamo acquistato un paio di alveari, io e mio papà, e abbiamo iniziato così molto scherzosamente. Le cose invece sono arrivate poi sempre più, sono sempre state più impegnative. Da 2 siamo passati a 10, poi a 20, adesso ne abbiamo qua una settantina, e quindi ci ha poi aperto un altro mondo. Abbiamo poi aperto un'azienda agricola giovane, perché noi è dal 2017 che abbiamo iniziato anche burocraticamente questo cammino.
e da allora siamo arrivati, approdati qui in questa bellissima posizione anche del Ticino, in un luogo ancora abbastanza poco antropizzato. Ecco, quanto è importante appunto che le api, gli alveari siano in un contesto ambientale così sano, così pulito? Questo è fondamentale. Oggigiorno l'agricoltura, spero che non me ne vogliano gli agricoltori, sta diventando molto monoflora, quindi si punta molto alla produzione e si usano i pesticidi. Questo va ad influire notevolmente sulla produzione e sulla vita stessa delle api, che diventa sempre più difficile tenerle vive in un ambiente purtroppo inquinato. Ultimamente, negli ultimi tempi, anche purtroppo il cambiamento climatico sta influendo notevolmente sulla produzione del miele annuale. Penso che tutti gli apicoltori, purtroppo anche chi lo fa di professione, ce lo può raccontare. Ecco, esatto. Siamo nel pieno dell'autunno, in questo periodo le api vanno in un semiletargo. Vanno in un semiletargo, esatto. Noi adesso, vabbè, le abbiamo, come si suol dire, bilanciate, nel senso che le famiglie abbiamo cercato di portarle più o meno ad una quantità di api all'interno di ogni alveare, in modo tale che possano arrivare alla primavera successiva, gli stiamo dando un po' del loro miele mischiato con lo zucchero, perché quest'anno è stato un anno particolarmente caldo e hanno poche scorte, quindi dobbiamo aiutarle per arrivare alla primavera successiva. E in questo periodo facciamo anche i trattamenti per la varroa, che è la malattia, diciamo, più comune e infestante per le famiglie di api in ciascun alveare. Ecco. Io ho ancora una domanda: quanti tipi di miele fai? Allora, vabbè, dipende un po' dalla stagione. Abbiamo la caccia, perché qua è il paradiso Terrenia, della caccia, esatto, Terrenia. Tutto anche sulle sponde del fiume. Sì. Dopodiché abbiamo un millefiori, qua fiorisce tanto rovo selvatico e riusciamo a fare abbastanza un monoflora sul rovo. E poi dipende dalle annate, ci sono annate in cui riusciamo a fare la melata di sottobosco e qui, diciamo, di tipi di miele sono questi i principali. Certo. Poi facciamo un po' di transumanza, magari metà della quantità o comunque sulle scelte in base a dei nostri criteri le portiamo su nelle colline dell'Oltrepò Pavese, in particolare a Valverde, siamo già sugli 800 metri circa e lì facciamo del buon miele di castagno. E qualche volta di erba medica, perché abbiamo prati di erba medica che la lasciano in fiore per le sementi, insomma. Massimiliano, grazie mille per queste utili informazioni. Se ci spostiamo andiamo magari a degustare qualcosa di tuo, ma soprattutto andremo a trovare un amico che ci spiegherà anche come degustare il miele e soprattutto come abbinarlo al vino. Andiamo. Va bene, grazie. Con Massimiliano abbiamo raggiunto Carlo Aguzzi, amico ma soprattutto sommelier Ice, anche oggi qui in pianura a raccontare le bellezze di Marcignago e di questo territorio. Carlo, una domanda secca: con Massimiliano abbiamo fatto un viaggio alla scoperta del mondo delle api, con te voglio abbinare questo strepitoso miele ai formaggi, un classico abbinamento, ma soprattutto cosa ci abbino come vino appunto ai formaggi, al miele? È vero, hai ragione, perché a volte con il miele e il vino potrebbero non andare d'accordo, perché di solito il vino viene contrastato un po' dal miele, che è la sensazione dolciastra, però niente di niente di mangiare l'uno, l'altro e l'altro insieme, cioè miele, formaggio e vino possono stare insieme con una sequenza logica. Quindi cosa faccio? Io prendo un pezzo di formaggio, bisogna distinguere il tipo di formaggio che è comunque, un pezzo di formaggio, un pochino di miele, ancora un po' di formaggio e poi dopo mi bevo il vino. E così
siamo tranquilli, che riusciamo ad avere il palato giusto per il vino nostro. Cosa abbinare? Beh, io vedo il miele castagno, che è il mio miele preferito, posso dire la verità, perché sinceramente sono goloso, e con questo qui farmi un bel formaggio anche erborinato in questo caso, e soprattutto metterei un vino di una certa struttura, anche un vino rosso potrebbe andare bene in questo caso, può essere un dolcetto, un vino morbido, non un vino eccessivamente molto molto tannico. Mentre invece con il miele di acacia o il miele di mille fiori si sposa bene anche un vino bianco, volentieri, con un formaggio magari più morbido, potrebbe essere magari una caciotta, potrebbe essere anche uno stracchino leggero, non erborinato. E quindi sono questi gli abbinamenti, si possono utilizzare tranquillamente. L'importante è fare sempre degli abbinamenti validi con dei prodotti validi. Certo. E qui ci siamo tranquillamente, perché questo miele di castagno io sono golosissimo, ne mangerei un vasetto intero solo così. Grazie Carlo, grazie anche a Massimiliano, grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta del mondo degli alveari in un ambiente incontaminato come quello del Parco del Ticino, e noi continuiamo il nostro tour. Oggi qui a Marcignago parliamo anche di culture, lo facciamo all'interno di questa attiva biblioteca comunale, ma soprattutto lo facciamo con Paola, volontaria appunto di questo ente. Paola, una realtà, la biblioteca qui a Marcignago, che fa davvero tanto, cerca di avvicinare anche tanti nuovi lettori, ma soprattutto propone davvero tante cose belle a favore del mondo culturale cittadino. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io sono appunto Paola, una dei volontari della biblioteca. Allora, diciamo che nella nostra biblioteca sono presenti circa 6.000 libri. Questi libri li possiamo dividere in categorie. Abbiamo una categoria riservata dedicata ai ragazzi con una fascia di età dagli 8, 12, 13 anni. Abbiamo poi una categoria di libri in cui sono presenti i libri degli ultimi 30, 40 anni. Un'altra categoria di libri un po' più recenti, degli ultimi 10 anni. Infine c'è una parte invece che è stato un lascito di una signora di Pavia, la signora Graziano, che ha lasciato parte dei libri presenti nella sua biblioteca, che li ha donati alla nostra biblioteca. Questi libri sono diciamo libri abbastanza di nicchia, datati, però vengono ancora utilizzati soprattutto dalle università come fonte di ricerca. Negli ultimi anni è presente anche un servizio di interprestito di collaborazione con le altre biblioteche della provincia di Pavia. Si può far richiesta, se un libro non è presente nella nostra biblioteca, si può quindi far richiesta con le altre biblioteche per avere a disposizione il libro appunto richiesto. Ultimamente noi stiamo cercando di incentivare l'accesso alla nostra biblioteca, quindi, se mi concedete il termine, di svecchiare un attimino il concetto di biblioteca con presenza di libri datati o vecchi, e quindi stiamo cercando, grazie anche al sistema appunto di interprestito e anche negli ultimi anni con i fondi che sono arrivati sia comunali che anche statali, quindi abbiamo acquistato libri davvero recenti, quindi i nostri cittadini possono venire quando vogliono nel nostro locale, e secondo me rimarranno un attimino un po' sorpresi per sia la quantità ma anche la qualità dei libri presenti negli ultimi periodi. Insomma, invitiamo i cittadini di Marcignago a venirvi a trovare, a consultare questi libri oppure ordinarli anche di altri attraverso questo sistema davvero importante e tecnologico a livello provinciale. Paola, che dire? Grazie a voi volontari, perché la cultura è sempre qualcosa davvero di importante e di significativo per tutti noi. Grazie a voi per la pubblicità che ci state dando. La nostra biblioteca al momento è gestita solo da volontari, quindi ne approfitto per chiedere magari eventualmente una collaborazione, se qualche nostro concittadino volesse darci una mano. La porta è sempre aperta, soprattutto per le novità e per la collaborazione. Siamo aperti
aperti tre volte alla settimana attualmente, volendo e sperando magari in un domani di avere un servizio un po' più ampio. Siamo aperti il lunedì, il giovedì e il sabato mattina. Lunedì dalle 17 alle 18, il giovedì dalle 5 meno un quarto alle 7 meno un quarto di sera e la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Quindi se vi ha incuriosito un attimino tutta questa la nostra proposta, venite a trovarci, ci troverete qua volentieri. Grazie mille. Insieme al sindaco Barbieri facciamo tappa nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Agata, patrona di Marcignago. Sindaco, una chiesa in fase di ristrutturazione, ma una chiesa comunque che raccoglie anche delle opere significative, certo, importanti e soprattutto preziose per i fedeli di Marcignago. Sì. Diciamo che la popolazione ci tiene molto anche alle tradizioni, no? E questa raccoglie molte tradizioni del paese. Ebbene, questa chiesa qui è iniziata ad essere costruita a fine 1700 e è terminata negli anni 1830-32, tutta la costruzione. È stata fatta su un'altra chiesa precedente, molto più piccola, e poi pian piano, no, con l'aiuto dei cittadini, dei fedeli, ecco, si vede quello che adesso state vedendo. Ecco, purtroppo è in ristrutturazione. O per fortuna, dico io. O per fortuna, ecco, no, perché ho detto purtroppo, perché non si vedono le cose essenziali più belle. Ecco, la prima cosa che così balza all'occhio sono le statue. Io penso che le statue così belle ce ne siano poche, ma veramente belle statue. Ecco, qui festeggiamo alla terza domenica di ottobre la Madonna del Santo Rosario e poi al 5 di febbraio festeggiamo Sant'Agata. E sempre nello stesso giorno, cioè se arriva anche in un giorno feriale, Sant'Agata è tassativo che si celebri in quella giornata. E guarda caso, penso che siamo un po' gli unici, fanno sempre due processioni, una la sera prima e l'altra nel pomeriggio. Perché? Perché c'è un motivo, ecco, importante. È un ricordo, perché la leggenda dice che comunque questa statua era alla Cascina Brusada, era su un solaio e durante un periodo di peste è stata portata qui e sembra che le persone di Marcignago siano guarite e quindi alla sera si ricorda il trasporto, no, di questa santa qui al paese, qui in parrocchia, e poi al pomeriggio la si fa girare per le vie del paese come segno e auspicio di salute per la cittadinanza. E questa è una cosa. Poi noi siamo appena stati alla villa della nobile famiglia Re, ecco, diciamo che questa cappella che vedete qui alle mie spalle è loro, diciamo, no? L'hanno sempre seguita loro, l'hanno sempre ristrutturata, anche i quadri. Ecco, mi spiace che adesso non si vede, c'è un quadro importante di Sant'Anna e loro ci tengono, no, a questa loro cappella. Ecco, e poi c'è l'organo, che è un Amati di fine 800. Costava 5.000 lire, scusate, quando l'hanno costruito, a 2.080 canne. In questo momento avrebbe bisogno di una ristrutturazione, però purtroppo i soldi sono quelli che sono. Ecco, e dopo la costruzione di questo nostro organo è stato fatto subito dopo quello di Pieve Portomorone, no? Quindi un organo bellissimo della famiglia Amati, che, ecco, sarebbe bello, no, riuscire a trovare i soldi per ristrutturarlo, perché merita veramente.
Ecco, altro in questo momento non mi viene, ecco, mi spiace che il Don Marco non ho potuto esserci per degli impegni precedenti, lo ringrazio, no? Ha dato a me l'autorizzazione di dire qualcosa, però lui molto probabilmente sicuramente sarebbe stato più bravo di me. Ecco, io mi fermerei qui. È stato bravissimo, sindaco, a raccontarci questa chicca storica che è la chiesa parrocchiale. Speriamo, ecco, che le tradizioni, le persone, i giovani, no, ecco, continuino nel tempo. Me lo auguro anch'io. Grazie. Ti racconto adesso una bella storia agricola che vede protagonista un giovane, è quella di Alberto, un giovane prestato all'agricoltura, oggi è diventata un tuo lavoro a tutti gli effetti. All'inizio magari era una passione, poi si è trasformato in qualcosa di redditizio, quindi anche la terra davvero può dare un aiuto ai giovani imprenditori. Alberto, da dove nasce questa tua passione? Allora, la mia passione nasce da bambino, fin dall'asilo, che avevo proprio la malattia dell'agricoltura, di tutto quello che comporta il settore agricolo, e parte dopo il diploma all'Istituto Pregeometra Alessandro Volta. Dopodiché mi sono proprio buttato a capofitto in quello che è la mia passione e attualmente il mio lavoro, che è l'agricoltore. Ho iniziato a produrre ortaggi, principalmente qua nel comune di Marcignago. Ho iniziato a venderli un po' ai vicini di casa piuttosto che all'amico del paese vicino, finché poi, ampliando comunque la gamma di prodotti e facendo un po' più di esperienza eccetera, mi sono trovato proprio a vendere col mio banco il sabato mattina in piazza Marcignago, nel mercato locale, tutto quello che riguarda la stagionalità del prodotto agricolo, partendo dagli insalati, pomodori, peperoni, seguendo proprio le varie stagioni, la stagionalità della primavera, estate, autunno. In secondo luogo, per puro caso, poi durante una fiera ho avuto il piacere di conoscere un marchio, un progetto che stava per partire, che è appunto Lombardia Gerunda, e anche lì mi sono gettato, ho iniziato a conoscere altri colleghi, persone che ne sanno più di me, che nel nostro lavoro non si è mai finito di imparare, certo, fino ad arrivare proprio a fornire la grande distribuzione organizzata grazie appunto a questo progetto che valorizza sia le coltivazioni lombarde che i produttori lombardi. Viene venduto in grande distribuzione organizzata sotto appunto il marchio di Lombardia Gerunda, che mi sono permesso di allestire nel mio piccolo stand. Ecco, tu sperimenti anche, perché so che c'è una serra nella tua azienda, dove stai sperimentando alcuni tipi di colture. Sì, principalmente cosa è successo? Il clima sta cambiando, troppo caldo, poi di colpo troppo freddo, le gelate che arrivano incombono da un giorno all'altro. Guardando su internet, cercando con altri colleghi di capire che già lo facevano e tutto, ho provato a fare sotto serra una coltivazione che prima veniva fatta in campo aperto, che comporta il broccolo e il cavolfiore, sia bianco che romanesco, quello a punta. La stiamo provando, il tempo quest'anno non ci ha aiutato, certo, troppo caldo, siccità, comunque pian piano qualcosina inizia a vedersi e speriamo di raccoglierla. Facciamo due passi indietro, fammi a presentare un po' questi ortaggi autunnali. Questa è la gamma autunnale che praticamente stiamo raccogliendo e coltiviamo. Partiamo da una costa barese a cespo, che resta molto delicata rispetto alla costa tradizionale che si è soliti a vedere a costa larga, del cavolo cappuccio, abbiamo delle verze sia chiare che scure, finocchio, della pan di zucchero, del radicchio e poi le nostre zucche, che è la piacentina tipica che piantiamo nelle nostre zone. Bene Alberto, grazie mille di averci raccontato la tua bella storia, buon lavoro, in bocca al lupo. Mi porto al di là del bancone, chiamo l'amico sommelier Ice Carlo Aguzzi, che arriva con una sorpresa, con una zucca piacentina, esattamente, giusto? Esattamente. Cosa ci facciamo con questa? Ma io pensavo di farvi una bella vellutata di zucca, una bella vellutata con un po' dei crostini di pane, brustoliti, e qui la vellutata richiede un vino abbastanza delicato, visto che la zucca è delicata. Io farei un bel bianco magari, un bel Sauvignon, certo. Si può fare anche un extra dry, uno spumante extra dry. Comunque questa è la zucca stupenda per poter essere gustata e mangiata. Ormai mi conosci, sai benissimo che a me piace un piatto corposo
Posso indicarlo? Bravissimo, che è il ragò. Ragò. Poi i doc è meglio ancora. Certo. Beh, qui allora è d'obbligo un bel rosso. Un rosso stupendo, una bella Bonarda, cioè nel territorio. Bonarda è stupenda. La ragò d'oca, succulenza, piacevolezza. E poi se d'oca più delicata ancora la carne, che non è tanto grasso, tra parentesi, quindi un bel Bonarda frizzante, la morte è sua, come suol dirsi. Bene caro, grazie. Bene, mille, grazie, e insieme continuiamo il tour. Andiamo. A scoperta di Marcignano. Dovete sapere che Marcignago è tra i primissimi comuni serviti da SM Pavia che sperimenta l'isola ecologica. Proprio qui davanti troviamo Matteo Sacchi, assessore ai lavori pubblici. Matteo, un'idea innovativa, un'idea virtuosa che porta il comune di Marcignago anche in avanti sotto il profilo della raccolta rifiuti e il rispetto dell'ambiente. Hai proprio ragione, buongiorno, io sono Matteo, come diceva Stefano. Sì, abbiamo pensato a questo servizio in più da dare ai nostri cittadini perché grazie alla visione del nostro sindaco lui è molto attento al tema dei rifiuti e noi abbiamo pensato di provare questa sperimentazione grazie ad SM Pavia. Tra l'altro, come dicevi benissimo, siamo tra i primi della provincia a provarlo e sta funzionando benissimo, c'è tanta richiesta, la comodità vabbè è all'occhio, davanti agli occhi di tutti, perché comunque qui nel nostro paese ci sono tanti condomini, quindi le persone non hanno tanto spazio per tenere in casa i propri rifiuti e qui possono conferire durante il giorno quando vogliono, quindi molto comodo. Ecco, come funziona brevemente? Allora, è facilissimo. Tramite la tesserina sanitaria si va davanti alla cassa, si passa la tesserina, si viene riconosciuti in modo che anche il comune capisce chi conferisce e quante volte. E una volta che viene riconosciuto basta sfiorare questo sensore in base al settore che vuoi conferire, si apre senza toccare e si butta il sacco o il rifiuto. Ecco, poi è collegato questa struttura è collegato con ASM, dico bene? Sì, in base al livello di riempimento di questi cassonetti che sono all'interno, mi sembra al 70 o all'80%. Nel frattempo arriva anche la signora, così in diretta facciamo vedere come funziona. Ecco, dicevi che è collegato con ASM. È collegato con ASM tramite un servizio mail, in base al riempimento del cassonetto arriva direttamente una mail a loro, così capiscono quando passare per svuotare il cassonetto pieno. Allora lasciamo spazio alla signora che ci farà vedere come funziona. Esatto. questo sistema. Complimenti e soprattutto grazie. Il nostro viaggio alla scoperta di questo territorio, dove si ferma adesso, sindaco? Ecco, adesso si ferma a Frazione Divisa. Ecco, già il nome, no, Divisa, ecco, ci sono varie interpretazioni, no? Qualcuno dice che è la divisione delle acque, delle rogge che arrivano, altri dicono che la strada provinciale, quando è stata fatta, aveva diviso, no, il territorio in due e sono tante, no, queste leggende, no, della frazione divisa. Una cosa è certa, che questa frazione era una frazione completamente agricola, dove c'è una chiesa che poi sicuramente la prof Paola ci racconterà, e c'erano, no, le scuole, perché cosa succedeva? Prima le cascine e tutto il lavoro dell'agricoltura veniva fatto a mano e quindi c'era bisogno di tanta manodopera, no? E quindi mi ricordo anch'io che lì, la casa lì era la scuola, no? E poi c'era proprio la parte tutta sociale e
c'era tutta la parte sociale che girava attorno all'azienda agricola e perché no anche alla chiesa stessa. Grazie sindaco per questo excursus storico agricolo molto importante. Chi sono i nostri ospiti? I nostri ospiti sono i proprietari, no? Insieme a dei cugini, no? Quindi c'è la prof Bozzi Paola e la sorella, che loro vivono qui, no? E 20 altri cugini sono sparsi un po' anche a Milano e tutto, no? Ecco, che sicuramente ci illustrerà come la chiesa, no? E qual è un po' ancora la situazione e la produzione dell'azienda agricola attuale. Bene sindaco, le passo davanti perché voglio andare un attimo a colloquiare con la professoressa. Allora, esattamente qui dove ci troviamo? Allora, ci troviamo proprio davanti alla chiesina, in una delle corti, ecco, della cascina. Ecco, una cascina che ha cambiato tanto la vita in questi ultimi anni. Solo fino a una cinquantina di anni fa era molto popolosa e la chiesa funzionava anche per chiamare, per esempio, al lavoro o per segnare la fine del lavoro alla mattina. Quindi la campana suonava per quello. Una campana che ha riportato ancora la data, l'abbiamo appena, quando l'abbiamo ripulita l'ultima volta, che è del 1767, la data ultima. Però la chiesa è antica e anche qui si associano un po', come dire, notizie vere prese dall'archivio, ecco, storico diocesano, e anche un po' di leggenda. Per esempio pare che all'inizio ci fosse un eremita. Comunque senz'altro nel 600 e poi nel 700 ci furono delle visite diocesane, e quando ancora io ero una bambina, quindi molti anni fa, sulla facciata si vedevano a destra San Cristoforo dipinti, ecco, in affresco, un po' anche già scrostati, San Cristoforo che portava Gesù bambino, e dall'altra parte Sant'Antonio di Padova. La chiesetta è dedicata alla Madonna Immacolata, che viene celebrata da noi, un po' da tutta la cascina, l'8 di dicembre, e fino a prima del lockdown ci trovavamo poi qui in questa grande casa, tutti insieme, veniva anche il sindaco Don Marciniago, preparavamo qualcosa e dopo la messa, ecco, anche per socializzare un po', perché per conoscerci un po' meglio, ecco. E quindi diciamo che è sempre stato un po' il centro della vita della cascina. È cambiato molto poi negli ultimi anni, però insomma è ancora una cascina anche abbastanza popolata. Sotto il profilo artistico c'è qualcosa di pregevole da ammirare? Guardi, più che altro è l'architettura, perché ha le volte a botte e probabilmente risale, ecco, tra il 500 e il 600 questa parte, però è nata per aggregazione, quindi non abbiamo proprio notizie precisissime. C'è una bella statua della Madonna Immacolata che però risale al primo Novecento, perché quando appunto la nostra famiglia, che è questa famiglia così numerosa, è venuta qua, ha trovato che la chiesa era adibita addirittura a, insomma, a legnaia, quindi hanno dovuto riconsacrarla, restaurarla, ecco, e da allora c'è questa bella Madonna, peraltro è abbastanza spoglia, ecco, è bella un po' l'architettura. E ecco, questo ricordo anche, per esempio, funzionava molto bene, avevamo paramenti, adesso è un po' ferma, viene qualche volta Don Marco a dire qualche messa. E... Bene, grazie mille professoressa, conservatela, grazie anche a sua sorella, soprattutto bene, per l'ospitalità, e noi invece continuiamo il nostro tour alla scoperta di Marcignago. Oggi è lo sport del momento e qui a Marcignago ci sono diversi campi. Parlo di padel. Sono con Daniele, titolare, uno dei titolari di Padel Ov, una bella realtà sportiva, insomma, che porta avanti questa, diciamo, nuova avventura sotto il profilo tennistico, passami un po' il termine. Sì, diciamo che si avvicina al tennis, ma è uno sport completamente diverso e ha preso piede grazie alla facilità rispetto al tennis, molto più giocabile ed è adatto a tutti. Abbiamo clienti che vanno dai 6 anni fino agli 82, il più anziano ha 82 anni, e all'interno della nostra realtà abbiamo 7 campi professionali, 4 con l'uscita anche per fare tornei internazionali, sono coperti d'inverno e scoperti d'estate.
con spogliatoi, parcheggio, un'area ristoro dove le persone possono anche venire solamente a giocare, mangiare qualcosa, bere qualcosa, e diciamo che è questa. Ecco, il padel, se non sbaglio, una delle regole forse più simpatiche, forse più diversa rispetto al tennis, è il fatto che valgono anche le pareti. Esatto, quindi bisogna sempre far rimbalzare la pallina prima sul manto di gioco, e però se la pallina tocca il vetro si può andare a riprenderla, quindi è molto più dinamico rispetto al tennis, e bisogna capire dove si andrà a posizionare la pallina, e quindi diciamo che si corre avanti e indietro, e se si fa padel a buoni livelli si riesce anche, diciamo, a smaltire le calorie assunte durante il fine settimana, e anche grazie ai nostri quattro maestri si possono prendere lezioni. Abbiamo quattro maestri totalmente fit, due maestre che sono dedicate ai bambini, alla scuola padel e alle ragazze, e poi due maestri, un maestro nazionale che è anche il mio socio, che è Antonio Vadacchino, e un altro maestro sempre di seconda categoria padel. Abbiamo anche una squadra che adesso disputa la Serie D, e contiamo di scalare le varie serie nel corso degli anni. Ve lo auguriamo. Grazie ancora Daniele di averci dato la possibilità di raccontare una bella realtà sportiva come questa, soprattutto che guarda al futuro. Insomma, questo sport davvero sta spopolando. Grazie ancora. Vi aspettiamo. Grazie a voi. Quest'anno compie 10 anni di vita e l'Auser, un'importante associazione che opera su questo territorio. Con noi abbiamo Mariella, la vicepresidente, siamo all'interno della sede sociale. Mariella, una realtà che ormai fa davvero tanto su questo territorio, sì, sotto il profilo del sociale, 10 anni di vita, 10 esatto, anni di attività, esatto, radicata qui a Marcignago. Ecco, parliamo un po' di quello che voi offrite. Allora, siamo un gruppo di volontari, in questo momento sono 5 autisti più 2 persone in ufficio. Io mi occupo più che altro di programmare quelle che sono le visite specialistiche, i servizi che offriamo, e poi c'è il presidente, il signor De Amici, invece, che si occupa di tutto quello che è logistica, non lo so, la macchina da seguire, certo, il cambio, certo, gomme, certo. E cose più tecniche. Bravissimo, perfetto. E niente, andiamo avanti così da 10 anni. Prima eravamo un gruppo molto più numeroso, poi chiaramente i nostri associati sono tutti abbastanza datati, come potete immaginare, e siamo rimasti relativamente in pochi. Finora abbiamo sempre svolto un lavoro molto impegnativo e molto importante, non abbiamo mai fatto mancare la nostra solidarietà, la nostra assistenza ai consociati, e quindi abbiamo circa 200 tesserati in un paese di... Complimenti! Sì, sì, no, veramente. E niente, ci occupiamo, li portiamo a fare visite specialistiche, trovare gli ammalati in ospedale, prenotiamo gli esami, scarichiamo gli esami, li portiamo a casa, cioè. E fate poi davvero tanto. E poi io personalmente ho anche quella che si chiama assistenza psicologica, cioè il mio telefono è praticamente sempre aperto, quindi mi chiamano per tutti. Quando le persone anziane sono sole hanno bisogno anche di parlare con qualcuno, e di conseguenza per quel poco che posso fare lo faccio anch'io. Hanno bisogno di una voce amica. Grazie mille per quello che fate, viva l'Ause, insomma, continuate così, perché siete un'associazione davvero di riferimento non solo per Marcignago ma per l'intero territorio nazionale. Grazie ancora. Prego, grazie a voi, buon lavoro. Racconto adesso un'altra bella realtà giovane di questo territorio. Oggi ne abbiamo incontrate davvero tante ed è una cosa
positiva. È l'azienda agricola Sala, siamo con Alessandro e siamo con Massimiliano, mentre il fratello Buongiorno. Valentino è in campagna, giustamente, è una realtà, dicevo, giovane, tre giovani imprenditori che hanno voluto, diciamo, lavorare non solo la terra ma anche ovviamente produrre qualcosa di buono, ovvero salami. Tre giovani norcini. Due norcini e un risicoltore. È un risicoltore, ecco. Alessandro, raccontaci un attimo la vostra storia. Noi siamo risicoltori da generazioni, infatti il nostro fratello Valentino è ancora in giro per campagna e noi ci siamo buttati nell'avventura della norcineria, avendo avuto nostro padre per tanti anni un allevamento di maiali. Una dozzina d'anni fa abbiamo detto: proviamo a fare dei salumi. Certo. Alla fine la cosa che doveva essere soltanto internos è diventata un bel cavallo di battaglia. Abbiamo cominciato a produrre, a fare uno spaccio di vendita a vari mercatini e a avere sempre più richiesta col passaparola. E adesso niente, siamo abbastanza fermati, devo dire. Ecco, qui siamo nel vostro laboratorio di trasformazione della esatto. carne. Ecco, volevo farti fare un commento appunto sulla qualità della carne. Quanto è importante una materia prima di qualità per produrre un salame finale di ottima gamma? È la cosa più importante. L'importante è che abbia comunque i requisiti richiesti dall'ASL, che sia certificata sia la carne che il macello che va a macellarla. E niente, tutto qui deve essere tutto a norma europea, diciamo. E poi vabbè, tutti gli ingredienti che si mettono se devono essere tutti anche loro di prima qualità, oltre al vario lavoro che c'è da fare, che deve essere molto come si può dire certosino, e alla fine a lavorare bene si ha un ottimo prodotto, devo dire. Certo, ci vuole tanta artigianalità in esatto, questo mestiere. Esatto. Alessandro, dove mi porti adesso? Vi faccio vedere i primi salumi che vengono pronti fuori dalla cella di sgocciolatura e poi vi porteremo nella cella di stagionatura finale dove abbiamo i salami già pronti da mangiare e tutto. Bene, andiamo. Alessandro, ci hai aperto questo scrigno di profumi e di sapori. Qui è una delle primissime fasi della stagionatura. Qui è la primissima fase. Rimangono qua dentro una settimana a sgocciolare, appunto, a cui viene tolta la prima umidità. Controllando sia l'umidità che la temperatura, questi salami cominciano la fase di germinazione. Comincia a lavorare gli enzimi della carne insieme al sale e gli zuccheri. Appunto di sgocciolatura, perché perde tutto il loro peso e umidità, e cominciano a formarsi le prime muffe, le muffe nobili. Dopodiché vengono spostati nella cella di stagionatura, dove stanno lì anche mesi, anche 9 mesi. Ci spostiamo? Ci spostiamo di là. Qui a Cascina Molino Vecchio non mancano le eccellenze gastronomiche, alcune qui appesa a stagionare, quindi questa è proprio l'ultima fase della stagionatura dei tuoi salami, dei vostri prodotti. Questa è l'ultimissima fase, dove sta qui fino anche a 9 mesi, dipende un po' dalla dimensione, dal calibro del budello naturale del salame, e come vedi fanno le loro muffe nobili e stagionano piano piano, al fresco, in silenzio, per venire un prodotto eccellenza. Ecco, vedo che avete diversi calibri, diversi tagli di pezzature. Sì. Ecco, da cosa cambia da uno all'altro? Cambia appunto la stagionatura. Più stagiona, più viene saporito. Chiaramente un salame molto giovane risulta un po' più dolce. Noi facciamo anche coppe e fiocchi di almeno 6 mesi di stagionatura, di conseguenza viene fuori un buon prodotto salato. Alessandro, se sei d'accordo andiamo a degustare qualcosa? Certo, ci mancherebbe. Ed eccoci al gustoso momento finale, non poteva essere altrimenti. Ritroviamo anche Massimiliano, ma soprattutto ritroviamo anche l'amico Aguzzi, sommelier Ice Carlo. Un gran salame nato proprio in pianura tra le risaie della famiglia Sala.
Ecco, cosa ci abbiniamo? Bella, bella questa domanda qui, perché è interessantissima. Qui il profumo, sai che ne meraviglia, è bellissimo. Allora, io, siccome amo mangiare il salame come aperitivo, come entrée, perché non abbinare un bel fumante in metodo classico? Sono d'accordo. No, Pinot Nero Tre Pavese, leggermente con le sue bollicine effervescenti, un salame che ha un bellissimo colore e un bellissimo profumo, e sarà anche un bel sapore, poi lo assaggeremo, certo. Mi raccomando. E quindi ecco che l'abbinamento, quando si deve fare un aperitivo, cosa c'è di più bello? Un buon salame e un bicchiere di una coppa di spumante di Pinot d'Oltrepot. Per me è una meraviglia. Cosa ne dici? Ne assaggiamo una fettina? Direi proprio di sì, Carlo. Te la passo? Benissimo. Così chiudiamo in bellezza questa puntata. Io ringrazio davvero di cuore la famiglia Sala, ringrazio ovviamente Carla Guzzi per averci dato la possibilità anche oggi di accostare il vino al cibo. Chiudo qui questa bella puntata di Itinerari dedicata a Marcignago. Noi ci vediamo la prossima settimana e vi ricordo che il nostro è un territorio da visitare, ma soprattutto da gustare. Ciao! Ciao! Ciao. In collaborazione con